Celebrato ieri anche a Terni il 203° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia si è svolta presso il Comando Provinciale, alla presenza delle massime autorità civili e militari. Presenti tra gli altri il prefetto Angela Pagliuca, il procuratore capo Alberto Liguori, il questore di Terni Carmine Belfiore, il sindaco Leopoldo Di Girolamo, il presidente della provincia Giampiero Lattanzi ed il vescovo della diocesi di Terni Narni ed Amelia Giuseppe Piemontese. Due i messaggi dei quali è stata data lettura nel corso della cerimonia. Il primo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'altro del Comandante Generale dell'Arma Tullio Del Sette, mentre il Comandante dei Carabinieri di Terni, il Colonnello Giovanni Capasso, ha avuto parole di elogio per i suoi militari, illustrandone i successi ottenuti nell'ultimo anno nel contrasto alla criminalità. Stiamo aprendo sempre di più il rapporto diretto con la popolazione, perché attraverso questo rapporto costante noi riusciamo ad essere più aderenti alle aspettative del cittadino. Infatti nel decorso anno c'è stato un incremento sia dell'attività preventiva e sia una risposta più efficace e più aderente allorquando sono emerse delle criticità sotto il profilo penale. Nel periodo in esame i reparti dipendenti dal Comando Provinciale Ternano hanno perseguito il 72% del totale dei delitti consumati nella provincia, ossia 4.923 su 6.830, scoprendone 1.007. Nell'ultimo anno è stata posta particolare attenzione al fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, che ha portato al sequestro di ben 635,7 kg di sostanze stupefacenti. 118 le persone arrestate, 1.064 quelle denunciate. Consegnate inoltre le onorificenze ai militari che si sono maggiormente distinti nella loro attività.